Sul sentiero che porta a casa de Morais c'è un grande albero di oleandro, ma al tempo di questa storia non c'era nulla, se non molta polvere e qualche sasso. Non era la neve che poteva nascondere quel sentiero alla vista di chi lo cercava. Non era mai nevicato su quella splendida isola di Oganon. E non erano le piogge, perché nessuno ricordava di aver visto piovere. Tutti sapevano però che all'improvviso la strada poteva scomparire e questo era un fenomeno che non piaceva agli accompagnatori turistici che portavano i visitatori in giro per l'isola. La strada stretta e tortuosa saliva alla casa e oltre alla dimora tutta bianca con grandi finestre c'era lo spettacolo più bello che si potesse immaginare. Era difficile aggirare la costruzione senza essere visti e fermati dai vigilantes, ma chi ci riusciva scorgeva un paesaggio meraviglioso che assomigliava alle vecchie immagini datate 1994, raccolte presso il Museo di Storia Trapassata, museo dedicato da Oganon ad un pianeta scomparso. I voli interspaziali per l'isola venivano programmati con frequenza, perché vi erano parecchie prenotazioni. Oganon era la meta favorita dalle coppie che firmavano un'alleanza sponsale e che lo sceglievano perché aveva molte analogie con la Terra, pianeta questo, scomparso per cause che non erano mai state del tutto rese di pubblico dominio e che incuriosiva e affascinava per alcune sue caratteristiche. In genere le coppie che desideravano visitare Oganon appartenevano al tipo AA0X, in altre parole quelle che per firmare l'alleanza sponsale dovevano giurare solennemente davanti alla Commissione per la pianificazione demografica che la loro unione avrebbe rispettato le leggi del governo supremo interplanetario. Infatti, spesso si riscontrava nelle coppie AA0X alleate con questo fattore, una predisposizione a disubbidire sulle modalità che regolavano la procreazione. Quel pomeriggio sarebbero arrivate le ultime due navicelle e tutto era pronto ad accogliere i visitatori, che, come sempre accadeva, sarebbero stati impazienti di conoscere Oganon. Era stato un piacevole viaggio, relativamente breve, considerata la distanza, e i passeggeri erano stati intrattenuti dalle immagini virtuali di Oganon. Aclisea socchiuse gli occhi e strinse teneramente la mano a Yurin. Erano alleati da soli 3 spazi, e tutto era così meraviglioso da far quasi dimenticare la costante vibrazione avvertita sul braccio, segno che la commissione di controllo li seguiva passo passo. Ma ad Aclisea non importava, sapeva che quello che stava per vivere le sarebbe appartenuto per il breve tempo trascorso su Oganon e che al loro ritorno la cancellazione della memoria non le avrebbe permesso di ricordare e raccontare ad altri la loro permanenza su quel pianeta. «Sono d'accordo con te, sono immagini stupende!» Yurin aveva rotto il silenzio e interveniva a sottolineare i pensieri di Aclisea. La giovane donna sorrise e cambiò posizione alle lunghe gambe fasciate dalla tuta termica. Decise di continuare a dialogare con Yuri nel modo che era consueto a quelli del suo pianeta, che avevano concordato un patto empatico. E questo era inevitabile per le coppie che stringevano un'alleanza sponsabile. In fondo, era la cosa più piacevole dell'alleanza. E molte coppie collaudate ritenevano che la comunicazione empatica fosse l'antidoto contro la rottura dell'alleanza stessa e che avesse sostituito perfettamente la comunicazione verbale, causa di tante incomprensioni. Però vorrei che tu non fossi così pessimista sull'utilizzo delle parole. Yurin le strizzò l'occhio e rivolse nuovamente la sua attenzione alle immagini che portavano dentro un fitto bosco con animali presenti solo su Oganon. Aclisea arricciò il naso e si stiracchiò. Era fantastico capire di aver fatto la scelta giusta e che aveva accanto la persona compatibile con il suo gene. Ancora più sensazionale era aver scoperto molto tempo prima che lei era incline a sviluppare il fattore A, che a detta di molti era come una specie di dono,
ma non del tipo fatto dal governo supremo per merito, ma un genere del corredo cromosomico che si possedeva a prescindere dalla determinazione embrionale strutturata in laboratorio. Aclisea era pienamente consapevole che tutto sarebbe stato molto più semplice se avesse seguito la normativa consueta in fatto di alleanza sponsale. Ma certamente non avrebbe potuto fare quel viaggio in compagnia di Yurin, che ora, al solo guardarlo, le dava un senso di calore in tutto il corpo. Attenta a non prendere fuoco, sintetizzò ironicamente Yurin. Ma sei impossibile! Esclamò Aclisea arrossendo senza volerlo. Ah, ti è ritornata la voce e insieme la parola che non esprime esattamente ciò che pensi. Quindi è come se non avessi parlato. Si prega di riformulare il messaggio. Yurin si era girato e la stava fissando con lo sguardo più impertinente che Aclisea gli avesse mai visto, e la cosa non contribuì a farla sentire a suo agio. A volte pensò che dovrei essere lontana, oltre la grande barriera, e così tu non capteresti i miei pensieri. Ah, non so se mi devo esercitare di più con l'astrazione e quindi crearmi un campo protettivo dalle tue intrusioni empatiche o preferire il contatto nucleo energetico e farti sentire qualche bella scossa. Così dicendo, Clisia incominciò a pizzicare gli zigomi pronunciati di Yurin, che si contorceva simulando un terribile dolore. Mi arrendo, non posso farcela se tu decidi di scendere le bandiere forti. Clisia allentò la presa senza lasciarla del tutto, perché era troppo piacevole avere tra le dita la pelle di Yurin. Guardandola negli occhi e storcendo il labbro in modo sensuale, Yurin le sussurrò: Del resto, quando decidi di dare un contatto nucleo energetico, le scosse sono davvero insopportabili. E le sfiorò delicatamente con il naso le labbra morbide e dischiuse. Però non ti montare la testa, eh? Completò Yurin dandole un buffetto sulla guancia. Yurin, Yurin! Aclisea sarebbe schizzata in piedi se le cinture della comoda poltroncina progettata per i lunghi viaggi interspaziali non l'avessero trattenuta. Non c'era niente da fare. Yurin sapeva quanto il suo fattore A fosse stato determinante per la loro alleanza e che lei era consapevole che insieme formavano una strana alchimia di lontana memoria che sfuggiva alle più sofisticate ricerche sul comportamento e l'accoppiamento in uso su Vatroe. Aclisea non voleva più pensare e non tanto perché i suoi pensieri, anche quelli più personali, potevano essere raccolti da Yurin, ma perché voleva semplicemente sentire tutto ciò che le stava accadendo, sentirlo sulla pelle e provare quella specie di eccitazione che più volte l'aveva colta quando era completamente assorta a guardare la luce che il suo corpo emanava durante gli esercizi di ricarica interiore. In quegli istanti raggiungeva una profonda conoscenza del suo nucleo energetico, ma spesso si risollevava dal suo esercizio con la sensazione che le fosse sfuggito qualche cosa di molto importante, e questo le procurava una trepidazione che sfociava in un'inebriante eccitazione, riempiendola di voluttuose aspettative. Mise le mani al centro del petto e si abbandonò alle fluttuazioni della sua energia. Era sempre così piacevole che poco dopo si addormentò e fu sola con se stessa. I visitatori furono trasferiti dalla navicella alle macchine che li avrebbero portati presso i centri di accoglienza. L'impazienza di Aclisea era incontenibile, non vedeva l'ora di ammirare l'atmosfera di Oganon, che per quanto ne sapeva era diversa da quella di Vatroe. Ma quando finalmente riuscì a scorgerla, capì che nessuna spiegazione culturale avuta negli anni di formazione e nemmeno le sue più rosee aspettative potevano descrivere ciò che si delineava davanti ai suoi occhi. Dalla grande finestra della loro stanza, Aclisea e Yurin vedevano per la prima volta la luce del sole che illuminava quel pianeta e che dava a Oganon il soprannome di Antico, perché tutto era regolato dall'alternanza della luce con il buio e questo sistema era ancora segnato con il giorno e la notte. Questo è Oganon, l'Antico, sospirò Aclisea. Pare proprio di sì, considerò Yurin portandosi le mani sui fianchi. Aclisea si avvicinò lentamente alla grande vetrata e appoggiò delicatamente le mani sui vetri
come per toccare ciò che vedeva, ma con la paura che si potesse dissolvere. Yurin è bellissimo, è più di quanto io potessi immaginare, è come un'esplosione che parte dal cuore. Voglio uscire, voglio andare a vedere tutto subito. E cominciò a saltellare, aumentando il ritmo fino a farlo diventare una danza, e la sua bella e agile figura si stagliava sullo sfondo di quella luce fatta di giallo e blu, il cielo di Oganon. Yurin la guardava divertito. Ecco che cosa le piaceva di Ecclesia, quella vitalità che traboccava all'improvviso e che contagiava chi le stava accanto. La strinse tra le braccia per essere sempre più coinvolto da quella frenesia che avrebbe risvegliato anche il metallo più resistente. Ma lui non era né un metallo né era resistente quando l'aveva tra le braccia. Delicatamente si lasciò prendere dall'euforia e si mise a saltare anche lui, felice come un ragazzino. Sai che non è possibile uscire per almeno 6 ore. Devono fare effetto gli stabilizzatori termici. Rischieremmo un danno alla pelle. Dobbiamo abituarci all'esposizione di questa luce. Yurin spiegò ad Acclesia mentre stava aprendo la sua sacca contenente il necessario da assumere per quelle prime ore di adeguamento all'atmosfera di Oganon. Acclesia lo guardava e avvertì l'impercettibile sensazione che altre volte le arrivava e che la lasciava come intorpidita nelle membra. Si volse lentamente a guardare il paesaggio e pensò: non dovrebbe esserci una preparazione particolare per affrontare una cosa così bella. Sentì l'abbraccio avvolgente di Yurin che le rispose: è vero, io sono già pronto per te. Nelle strette stradine del centro c'erano le case più vecchie e i colori delle facciate segnavano il passare del tempo. Le case di color rosa intenso erano quelle che si distinguevano per essere state il rifugio dei sovversivi al tempo della Grande Rivolta. I giovani non studiavano più le motivazioni di quella terribile rivolta, ma qualcuno ancora ricordava di aver sentito dire che in quel periodo morirono molte persone per aver creduto in cose antiche di provenienza terrestre. Anzi, si diceva che alcuni terrestri erano arrivati a diffondere una specie di epidemia ideologica che aveva innescato la rivolta, poi soffocata nel sangue. In seguito fu facile da parte del governo interplanetario riordinare Oganon e metterlo sotto la giurisdizione di Vadroe. Dall'ultima casa rosa in fondo alla strada usciva come sempre a quell'ora il consigliere per le questioni pubbliche Sayani. Non prima di aver volto lo sguardo verso le sue incantevoli rose e controllare che non vi fosse un fiore appassito da staccare. Cosa improbabile, visto che la sera prima aveva lavorato in giardino secondo le sue consuetudini. Sayani ripensava alla dolcezza che sentiva quando scopriva un nuovo bocciolo o quando riusciva ad ottenere l'innesto che aveva sperimentato. I fiori lo facevano sentire in armonia con il tutto. Ogni rosa che sbocciava aveva il potere di farlo riconciliare con la vita ed egli pensava che finché una rosa sbocciava si poteva sperare che il bene, nonostante tutto, continuava a dare testimonianza di sé. Gli anni passati presso il Consiglio delle Cose Pubbliche lo avevano reso poco interessato a considerare la sua vita personale, abituato com'era ad occuparsi agli interventi per migliorare la vita della comunità, aveva spesso dimenticato l'importanza dell'affettività e vi suppliva ritagliandosi momenti distensivi che dedicava alle rose. Il consigliere era giudicato dal governo centrale un ottimo elemento per la competenza e il senso di responsabilità ed era considerato con affettuoso rispetto dai suoi concittadini che gli riconoscevano il merito di portare avanti un buon lavoro per la comunità senza che le sue idee in fatto di alleanza sponsale interferissero con il lavoro. Idee che non ostacolavano le disposizioni del governo, anche perché Sayani non era alleato. Inoltre, la sua veneranda età lo metteva al sicuro da censure governative. La sua età era considerata la più importante nel processo evolutivo e, come tutti i vecchi di Oganon, Sayani si apprestava a lasciare il suo corpo per tendere ad un successivo stadio di perfezionamento spirituale.
L'uomo, alto e magro, con un portamento fiero ed elegante, aveva lo sguardo attento e penetrante. Egli non era solito abbassare gli occhi nemmeno di fronte al governatore che veniva ad ispezionare Oganon una volta l'anno e sosteneva con irreprensibile dialettica le tesi più ardue, sempre con la convinzione che chiunque avesse il diritto di dimostrare la validità del proprio pensiero e che i più deboli dovessero essere aiutati a farlo. Saiani sapeva che quel pomeriggio il suo intervento presso la commissione sarebbe stato particolarmente impegnativo. Da parecchio tempo la commissione esaminava casi di ribellioni al sistema e certo non era incline alla clemenza, soprattutto quando gli accusati erano colpevoli di aver pubblicato le loro idee. L'uomo camminava speditamente contro la luce del sole. Gli piaceva sentire quel tepore sul viso e ad ogni passo sentiva che era nel giusto a voler credere che tutti dovessero esprimere le loro idee, anche se potevano compromettere i rapporti col governo centrale. Così assorto andò ad urtare una snella figura vestita di bianco, che riconobbe solo quando ne udì la melodiosa voce. «Ben trovato, illuminato Saiani! Scusa il mio impeto!» Saiani socchiuse gli occhi per contrastare la luce accecante del sole e sorrise. Ah, Rayomi, sono io che ho fermato la tua corsa. Sono distratto e non mi accorgo di ciò che perdo, non osservando chi mi passa accanto. Rayomi si aggiustò la morbida tunica che le scivolava sul corpo esile e, muovendo le mani con grande eleganza, sussurrò. Allora oggi è il mio giorno fortunato, se sono riuscita a fermare su di me lo sguardo dell'illuminato Saiani. L'anziano uomo le appoggiò una mano sulla spalla e, guardandola negli occhi verdi, che ricordavano il colore di una pineta, le disse: La tua voce non riesce a nascondere la tua inquietudine. Perché non vieni a trovarmi? È molto tempo che non parliamo e lo sai, Rayomi. Tu sei una delle poche persone che antepongo alla dedizione per le mie rose. Sì, lo farò, Saiani, perché come sempre tu leggi nel mio cuore e mai come ora ho bisogno di capire che cosa vi è scritto. Si salutarono e presero strade diverse. Acrisia camminava per le strade strette di Yoganon e si appoggiava al braccio di Yurun. Cercava di imprimersi nella mente tutto ciò che vedeva e per questo i suoi occhi vagavano senza posa, catturando il maggior numero di immagini possibile. I colori attraversati dalla luce del sole non si sarebbero potuti mai descrivere e nonostante le lenti di protezione degli occhi di Eclisea si diffondeva un dolore sordo che invadeva tutto il corpo e che le faceva pensare che mai avrebbe potuto fare a meno di ciò che provava in quel momento. Sapeva che Yurin provava le stesse sensazioni, ma entrambi non volevano parlare perché tutto era chiuso e custodito nei loro cuori e il solo parlarne avrebbe interrotto quel modo di sentire la realtà così nuova per loro. A Vadroe l'atmosfera era avvolta costantemente da un biancore senza dissolvenza e la mancanza dell'alternarsi del giorno e della notte rendeva tutto immutabile, senza tempo e dimensione. Gli unici colori erano il blu e il nero che potevano contrastare col biancore che circondava ogni cosa. Da tempo i colori erano stati aboliti perché si sapeva che c'era una certa attinenza tra colore e sensazione, cosa quest'ultima assolutamente da evitare perché nessun abitante di Vadroe poteva avere un'esistenza subordinata alle emozioni. Era noto come erano state negative per altri popoli di lontani pianeti le influenze delle emozioni e pertanto non si doveva sottovalutare nessuna eventualità di cadere in errori antichi. Yurin, perché non andiamo subito al museo? Non dovrebbe essere molto lontano da qui. Yurin sorrise e si fermò contemplando i giardini che racchiudevano fiori mai visti prima. E sapevo che l'avresti detto, ma c'è tempo, dai, anche perché dobbiamo prima passare al controllo visitatori e non sarebbe bello far aspettare le nostre notizie. Acclesea sospirò rumorosamente
ed impeto ribatté: Ma che senso ha? Se non volevano darci il permesso per venire su Hogan, potevano dirlo subito. Perché si deve fare tutto questo controllo? Adesso che ci siamo, che siamo qui. Yurin si fermò di colpo. La sua espressione era quella che Aclisea conosceva bene quando qualcosa lo infastidiva. Senti, Aclisea, quando abbiamo deciso di venire a Doganon, sapevamo tutti e due che non sarebbe stato facile dopo capire tutto ciò che è Evadroe, e non per questo abbiamo rinunciato al viaggio. Ora viviamo su Hoganon e fin tanto che vi resteremo, dobbiamo cercare di non fare confronti con Vadroe. Credimi, non ci porterebbe a niente di buono. Il controllo e la prassi che devono seguire tutti quelli che si allontanano da Vadroe, non le ho stabilite io le leggi e per quel che mi riguarda non è poi così terribile andare ogni 2 giorni al controllo. Acclesia sapeva che Yurin aveva parlato non tanto per rammentare a lei le condizioni di quel viaggio, ma che era il suo modo di accettare le condizioni imposte, mascherando il desiderio di stravolgere l'ordinamento costituito. Yurin era un uomo che non concedeva a se stesso nessun tipo di compromesso, ma che sapeva controllare il crescente bisogno di cambiare le cose, che non riteneva adatte alla vita in continua trasformazione. L'autocontrollo lo aveva salvaguardato da spiacevoli azioni disciplinari a suo carico. Acclesia temeva che prima o poi la vera natura del suo alleato lo avrebbe messo nei guai e subito si pentì di avergli anche solo minimamente ricordato con il suo sfogo l'insofferenza che egli, come molte altre persone su Vadre, provava nei confronti del governo centrale. Sorrise e maliziosamente cambiò discorso, spostando l'attenzione di Yurin su un gruppo di donne che danzavano in mezzo ad una piccola piazza circondata da archi che reggevano edifici dalle grandi finestre. La luce del sole si rifletteva nelle immense vetrate, rimandando bagliori che splendevano sulle 12 danzatrici. Le giovani donne erano vestite con tuniche dai colori pastello, verde, azzurro, lilla, e sembravano avere tutte lo stesso volto, ma quando Acclesia si avvicinò all'area riservata alle danzatrici, si accorse che ciò che le rendeva simili era il loro meraviglioso sguardo che scrutava verso l'orizzonte. La gente intorno era tranquilla e composta e aspettavano l'inizio della musica per partecipare ad una danza conosciuta. Infatti, quando la musica iniziò, le persone incominciarono a dondolare da un piede all'altro, mentre le danzatrici muovevano lentamente le mani come per accarezzare l'aria tiepida del tramonto ormai prossimo. Aclisea ascoltava la musica così lenta e piena di suggestione. Il motivo si ripeteva incessantemente, ma all'improvviso si aprì con suoni gravi e l'atmosfera diventò quasi irreale, intensa di suggestione. Ora le danzatrici si muovevano in cerchio e le mani si aprivano e si chiudevano a ritmo più sostenuto, quasi per invitare tutti i presenti ad unirsi in quel cerchio di luce, gesti e suoni. Yurin strinse forte la mano d'Aclisea, insieme furono sospinti da altri corpi che delicatamente li portarono in mezzo al cerchio dove altre persone si trovavano a condividere quel momento di pace e dolcezza. Aclisea si muoveva lentamente, sembrava che il suo respiro diventasse il respiro comune a tutti e che i presenti fossero un'unica fonte di energia che apportava un totale benessere. Con gli occhi socchiusi, Aclisea cercava Yurin e lo trovava. E poi nuovamente scompariva alla sua vista e altri volti si sovrapponevano, immensi nella luce calda del sole che si moltiplicava nelle vetrate. Non aveva mai provato tale sensazione, ma ad un tratto un'indicibile ansia, cosa anche questa molto strana per lei e per quelli di Vadore, le prese le viscere e si sentì soffocare, chiudendole la gola. Avrebbe voluto urlare, ma qualcosa le diceva che nessuno l'avrebbe capita. Sì, stava per cadere a terra, o perlomeno pensava che accadesse, e se fosse caduta, cosa sarebbe potuto succedere? La luce ora le sembrava terribile. Ma come? Quella luce che tanto aveva desiderato vedere, quei colori, quell'atmosfera che mancava a tutti gli altri pianeti, forse era proprio questo il pericolo di Hoganon.
vedere ciò che non conoscevi e non essere preparata a conoscere. Ad un tratto si ricordò della cancellazione della memoria. Ecco perché al ritorno da Hoganon tutti dovevano passare alla pulizia della memoria per non ricordare tutto ciò e questa cosa che faceva stare male. Ora avrebbe saputo che cosa urlare. Sono di Vadrue, lasciatemi, io non vi appartengo. Ma le parole non volevano uscire, solo quello stordimento che la metteva a disagio. Atlisea pensò che l'unica cosa da fare era chiudere gli occhi e aspettare che la musica finisse, ma prima di abbassare le palpebre, qualcosa di terribilmente forte la costrinse a vedere davanti a sé. Così incontrò occhi verdi come gli alberi visti prima di entrare in quella piazza e fu un attimo. La musica cessò e Atlisea si trovò tra le braccia di Yurin e tutti e due guardavano quella creatura davanti a loro che continuava a fissarli. Non seppero per quanto tempo quegli occhi si fermarono a scrutare i loro pensieri. Cercarono immediatamente un contatto telepatico, ma pur continuando a sostenere quello sguardo, si accorsero che la donna era scomparsa in mezzo alla folla e, come storditi, Aclisea e Yurin rimasero a cercare una tunica che distinguesse dalle altre la giovane danzatrice, ma nessuno dei due ricordò mai di che colore fosse la tunica. Al museo, Atlisea e Yurin videro cose interessanti che colpirono la loro immaginazione. Come poteva essere esistito un pianeta i cui abitanti, schiavi di sentimenti, erano compiaciuti di alimentarli per poi lamentarsene e soffrirne? Non c'erano spiegazioni plausibili, se non quella di riconoscere la fragilità di una specie umana e il conseguente arresto della sua evoluzione, testimonianza della sua stessa precarietà. Atlisea, guarda qui, e sono fogli di giornale dove erano segnate le informazioni. Yurin era molto interessato a quel settore, su Vadrue si occupava della divulgazione informativa. Atlisea si girò ad osservare meglio le parole scritte su quei fogli ingialliti. Oh, come potevano affidare i loro pensieri a mezzi così vulnerabili? Oh. Non posso pensare che tutto ciò di cui i terrestri andavano fieri fosse così facile da distruggere. Yurin parlava e non distoglieva lo sguardo dai fogli che ora erano racchiusi tra vetri. Aclisea si avvicinò all'orecchio di Yurin e sussurrò: Per noi è vietato leggere le opere dei loro poeti. Oh, ma mi piacerebbe molto farlo. Finalmente l'uomo distolse gli occhi e guardò la donna e disse: Che cosa credi che ci sia scritto su quei testi? Forse qualcosa che tu già conosci o qualcosa che ignori? L'uomo le rivolse la domanda senza guardarla. Beh, non so, ma a volte mi vengono pensieri che non controllo e che sento il desiderio di comunicare. E probabilmente a quei poeti trapassati succedeva la stessa cosa. Yurin la guardò con aria preoccupata e prendendola sotto braccio la condusse vicino ad una statua che riproduceva una dea venerata in un'era molto antica della Terra. Tesoro, il fatto di perdere il controllo dei tuoi pensieri è già pericoloso, ma il piacere che ne provi, questo potrebbe essere devastante. Tu sai quanto siamo sorvegliati. Il solo fatto che siamo stati a lungo esaminati per poterci alleare è stato quanto di più pesante si possa immaginare. Iniziamo una nuova vita con la convinzione che non si possono cambiare le cose più di quanto ci sia permesso fare e staremo meglio, credimi. Yurin ora si era girato e per nascondere la sua preoccupazione per quanto Atlisea si era lasciata scappare, guardava con finto interesse la statua di un biancore simile all'atmosfera di Vadrue. La giovane si passò la mano nei corti capelli biondi e rimase con la mano appoggiata alla nuca. Sospirò e rispose con voce ferma: Ah, scusa, sono una sciocca. Non voglio crearti problemi. Lo so che il tuo lavoro è delicato, ma forse io ho vissuto il nostro incontro e tutto ciò che è seguito in modo particolare e a volte penso che non sia stato solo questione di fattore A0X a farci scegliere tra le altre coppie. Yurin, quello che sento per te va oltre le combinazioni di laboratorio. Deve esserci qualcosa di diverso, qualcosa di più oltre a tutto ciò che sappiamo. Forse è proprio ciò che non conosciamo che ci potrebbe aiutare a capire.
Yurin la prese per le spalle, cercando di camminare in modo disinvolto, si avviò verso l'uscita. Quel posto gli dava la strana impressione di non essere totalmente presente a se stesso e questo lo infastidiva. Le parole di Aclisea non erano nuove per lui, conosceva i pensieri della sua alleata, per molto tempo si erano frequentati e i loro discorsi avevano lo stesso intenso desiderio di capire che cosa e chi volevano essere, non solo per quel momento che vivevano, ma anche più avanti, quando sarebbe giunto il momento di trasmigrare. I due giovani avevano detto tante parole, avevano fatto tante promesse di dirsi le cose che passavano nei loro cuori, pur avendo la paura di venire censurati e vedere infrangersi il loro desiderio di allearsi. Ora che dopo tante difficoltà ciò era stato possibile, Yurin voleva proteggere la loro unione e nulla avrebbe distrutto il progetto di vita insieme. Ecco perché le parole di Aclisea lo impensierivano. Il controllo era serrato. E se il comando avesse sospettato che all'interno di una coppia appena alleata c'erano pensieri di questo tipo, potevano verificarsi serie complicazioni. Erano usciti e il sole caldo aumentò le loro temperature corporee. Questo caldo, così nuovo per loro divadro, era la cosa che più entusiasmava Yurin. E subito si sentì meglio, riuscendo anche ad allentare la tensione avvertita prima all'interno del museo. Forse era solo un po' stanco e la cosa gli impediva di vedere con più ottimismo la situazione. In ogni modo, avrebbe dovuto parlare ad Aclisea per ribadire il suo pensiero. Guardò la donna negli occhi. Notò che la luce del sole glieli faceva risplendere di mille pagliuzze dorate e sorrise. «Perché mi guardi così?» domandò Aclisea. Yurin sorrise e rispose. «Oh, guardavo i raggi del sole. In fondo sono molto più vicino». Vicini a noi di quanto pensassi. Sentì il cuore pieno di gioia e strinse in un abbraccio la sua alleata. La notte era calda, con la luce della luna piena che dava le case bianche, un bagliore irreale. Quante volte Ryomi aveva guardato quel paesaggio dal grande balcone che dominava la scogliera. Il mare, calmo e oscuro, dava un senso di pace e attesa. Pareva l'eternità stessa che si infrangeva con le onde sulla piccola spiaggia a sottolineare la fugacità della vita. Ryomi era seduta su una piccola stuoia e respirava profondamente. Aveva lasciato da poco la solita riunione direttiva per la programmazione periodica della formazione delle giovani allieve ed era stanca ma soddisfatta del lavoro impostato. Sapeva di godere di molta considerazione da parte della commissione e di stima del capo del direttivo. Le sue iniziative erano sempre accettate, senza troppe discussioni riguardanti la censura. Nonostante questo, Ryomi avvertiva il bisogno di cambiamento, però non sapeva esattamente che cosa avrebbe voluto modificare nella sua vita. Amava danzare e insegnare alle giovani, ma desiderava più tempo da dedicare a qualcosa che spesso le affiorava alla mente e che le procurava ansia, anche perché non aveva ancora un nome. Era dapprima un vago pensiero che diventava una sottile ma insistente necessità di andare oltre a ciò che già conosceva di se stessa. Intuiva che le risposte ai suoi quesiti non sarebbero arrivate in mezzo alla frenesia di una quotidianità che lei stessa aveva cercato. Ma ogni volta che si sentiva prossima a capire che avrebbe dovuto abbandonare tutto ciò che in quegli anni le aveva dato una discreta serenità per scrutare finalmente i misteriosi meandri del suo animo, indietreggiava, impaurita e rinviava ogni decisione. Se tale pensiero la metteva a disagio, perché quindi non continuare ad essere ciò che era e fare ciò che aveva scelto? Ryomi riusciva a dominare questo turbamento con il lavoro e la fatica della danza, ma quella notte, nel silenzio di quel posto privilegiato, sola e con la stanchezza che la rendeva più vulnerabile, si lasciò prendere da quei pensieri che la rendevano inquieta. Guardò la luna e sentì che l'astro di diafana luce, così madre, pronta ad accogliere chi a lei si rivolgeva, colmo di illusioni e speranze, sembrava attendere qualcuno che da tempo rinviava un appuntamento ormai inderogabile.
Rayomi liberò le parole racchiuse a lungo nel suo cuore. Oh madre, perché tutti possono guardare la tua luce e tu la doni senza pretendere nulla in cambio? Chi ti ricompensa per tanta generosità? Perché mille volti si levano a te e tu accogli anche gli indegni e non mortifichi le loro vane promesse? Guardami. Ti supplico, perché nel mio cuore che cerca la luce, che allontana le ombre angosciose, non c'è pace. Trovo conforto se resto a guardarti, ma penso che nella luce accecante del sole io comunque sarò. Il domani mi troverà dubbiosa e impaurita, vittima dei miei stessi pensieri, avvolta dalla mia inquietudine. Oh luce sublime, tu che ispiri le ragioni del cuore, tu che ascolti i desideri inappagati e le sofferenze di chi non urla il proprio dolore, aiutami, svelami quale sarà il mio destino, che cosa farò del mio destino e se il destino stesso mi vorrà, dimmi chi sono e perché io sono. Sento l'amore che mi trascina in vortici di sconfinata profondità. E come un fiume traboccante non so trovare il mare in cui riversare tutta me stessa. Quanto dovrò soffrire per perdere i miei pensieri e farmi condurre solo dal cuore? Oh madre, sono come queste tenebre che tu sovrasti. Ma io so che quando la luce arriverà a dissolvere questo mio buio, squarcerò il velo delle mie paure e alzando gli occhi al cielo ti troverò ancora, immutata e presente, radiosa e sovrana, ad accogliere in te la mia piccola luce. Rayomi era immobile e nella leggera tunica il corpo vibrava la dolce brezza che arrivava dal mare. I lunghi capelli neri scendevano scomposti sul viso assorto e ispirato, e gli occhi bellissimi erano rivolti alla luna. Nel silenzio della notte il suo cuore sentì tutta la dolcezza dell'infinito. Nel grande salone del consiglio tutto era pronto per la seduta che la commissione avrebbe tenuto, e dato l'argomento erano presenti anche i massimi esponenti del controllo centrale. Saiani era seduto al lungo tavolo ed esaminava dal suo monitor tutti i documenti in suo possesso sul caso che tra poco si sarebbe discusso. Dal suo viso non traspariva nessun accenno di particolare interesse. Era quello un caso di due uomini che erano accusati di voler sovvertire le leggi in fatto di procreazione, affermando che essa doveva avvenire per libera scelta e per libero amore. Saiani stava verificando quanti casi analoghi ci fossero stati in precedenza per poter impostare la difesa degli imputati che gli venivano affidati d'ufficio. Altre volte aveva avuto a che fare con dei sovversivi ed ogni volta il giudizio finale del consiglio aveva tenuto conto, attenuando in parte la pena, del fatto che fosse stato Saiani a perorare in favore degli imputati. L'anziano uomo era come assente pur controllando meticolosamente i dati sul monitor, ma non si spiegava perché all'improvviso, tra i dati che comparivano in fasci luminosi, gli apparisse un volto di donna, dapprima indistinto e poi sempre più familiare, anche se ne vedeva solo bene gli occhi, verdi come un cespuglio di mirto. Quando il consiglio entrò, si alzò con aria stanca e solo allora guardò in direzione degli imputati. Notò quanto fossero diversi, uno alto, robusto, con i capelli biondi e lo sguardo sfuggente che pareva essere lì capitato per caso, l'altro con gli zigomi pronunciati e la pelle olivastra, teneva le belle mani appoggiate sul tavolo. Saiani sapeva che le caratteristiche fisiche incidevano sull'impressione di chi doveva giudicare, ma sapeva che per quel tipo di impuntazione i tratti fini ed eleganti di un viso che dimostravano intelligenza e cultura non erano considerati a favore, anzi, venivano soppesati con molta diffidenza. Chi leggeva i capi d'accusa
Aveva la voce di chi praticava il suo mestiere, perché non ne può fare un altro. E per Saiani, così attento a come emetteva il più piccolo suono vocale, convinto che la voce è parte irrinunciabile dell'essere, era come sentire un rumore fastidioso che scendeva nelle viscere. L'uomo rivide nella sua mente il viso, gli occhi e risentì la voce di Raiomi. Respirò profondamente ed essendo stato chiamato per la seconda volta a relazionare la sua argomentazione, iniziò a parlare. Aclisea era seduta su una morbida poltrona e sentiva che il corpo si stava rilassando, anche se la sua mente andava alle parole di Yurin. Le dispiaceva averlo contrariato, ma non poteva nascondere i suoi pensieri. Questa sua caratteristica l'aveva messa più volte in pericolo. Si fidava di chi aveva intorno e non aveva problemi a dire come la pensava, ma spesso le sue parole erano state riportate in modo che i superiori dovessero ribadire le disposizioni generali del sistema. Erano arrivati da soli 4 giorni ad Oganon e già l'atmosfera di quel particolare pianeta la rendeva diversa. Forse era la luce, forse il calore che sentiva sulla pelle, o semplicemente il fatto di stare a tempo pieno con Yurin la faceva sentire un'altra. Aprì gli occhi e lo vide disteso sulla schiena, completamente abbandonato. Dormiva profondamente. Com'era bello, così sereno nel sonno, sicuro di sé e pronto all'azione. Quanto gli costava tenere a freno la propria irruenza. La voglia di cambiare le cose, lo spirito libero che si agitava in lui e tutto il suo inesauribile dinamismo. Erano state queste caratteristiche a colpirla favorevolmente. Capiva che non si era sbagliata. Lui era l'alleato giusto, quello che aveva sempre pensato di avere e con lui avrebbe sempre provato quel desiderio d'avventura di cui la sua mente aveva bisogno. Si alzò lentamente. Era forte la tentazione di svegliarlo, di accarezzarlo e farsi stringere perché in quel momento lo sentiva pienamente dentro i suoi pensieri e ciò le dava una grande pace. Ma sapeva che Yurin aveva bisogno di riposo. Lavorava troppo e le ultime contrarietà sul lavoro e i problemi per allearsi con lei lo avevano affaticato anche se non lo diceva e non si lamentava mai. Guardò quel volto amato, così colorito in così poco tempo dal sole di Oganon, e decise che per non cadere in tentazione di svegliarlo sarebbe uscita a fare una breve passeggiata. Al ritorno sarebbero poi andati insieme al controllo. Si infilò in una tuta e si aggiustò i capelli. Pensò alle donne di Oganon, come erano belle nelle loro morbide tuniche dai colori delicati. Si domandò come sarebbe stata con indosso una di quelle vesti e che cosa avrebbe detto Yurin. Decise di acquistare una tunica e di fargli una sorpresa. Uscì dalla camera e percorse il lungo corridoio circolare che, come una gigantesca spirale, portava al piano sottostante. C'erano poche persone che parlavano a piccoli gruppi, sicuramente visitatori. Anche loro non la degnarono di uno sguardo e il personale dell'albergo, addetto alla segreteria, era troppo indaffarato per accorgersi che una giovane donna di Vadrue usciva con l'atteggiamento di chi ha un appuntamento molto importante. Attraversato il lungo viale fiancheggiato da alti alberi, Acclisea decise di proseguire in direzione opposta al sole, perché la luce era davvero molto intensa in quel primo pomeriggio. Non c'era molta gente e soprattutto non c'era traffico, cosa che Acclisea apprezzò, visto la sua quotidianità su Vadrue, fatta di mezzi di trasporto per andare a lavorare dall'altra parte della metropoli. Camminando a lunghi passi arrivò alla piazza dove avevano assistito all'esibizione delle danzatrici e Acclisea si guardò intorno come se fosse sicura di ritrovare la presenza di quella meravigliosa creatura dagli occhi verdi. Era accaldata e aveva sete. Vi erano molti locali che promettevano refrigerio e ristoro, ma lei non amava entrarvi senza essere accompagnata e proseguì dicendosi che probabilmente avrebbe trovato una fontana. Imboccò una stradina e si inoltrò tra due ali di piccole e basse casette bianche, tutte
tutte uguali, apparentemente, ma con giardini che le contraddistinguevano. I cartelli indicavano che si era in direzione per la spiaggia e Ecclesia incominciò a sentirsi in colpa. Ah, la visita alla spiaggia di Oganon era in programma per il giorno dopo insieme a Yurin. Era forte il desiderio di vedere quel luogo e Ecclesia pensò che avrebbe potuto darvi una sbirciatina e riservarsi il totale piacere di vederlo poi con Yurin. Alla sua destra vide un giardino meraviglioso che si preannunciava al passante già a distanza per l'incantevole profumo dei fiori e distolse Ecclesia dai suoi progetti trasgressivi. E si fermò per ammirare meglio quel posto ricco di colori e profumi intensi. Il giardino aveva una bassa recinzione. C'erano rose di svariati colori, con petali appena schiusi, che sorgevano con eleganza sui gambi ricoperti da mille foglie. Ecclesia conosceva quei fiori per averli visti per studio e sapeva che era anche questa un'occasione stupenda per conoscerli da vicino. Si sporse oltre la bassa recinzione e allungò la mano in direzione della rosa più vicina. «Ah, sei bellissima!» mormorò come se fosse una persona che non si vedeva da molto tempo. «Sei dolcissima! Così tenera e delicata!» Delicata ma resistente, non bisogna farsi ingannare. Ecclesia ritirò velocemente la mano, non riuscì a scorgere chi aveva parlato, ma alzando gli occhi verso la casa rosa, che faceva da sfondo a quegli splendidi filari di rose, vide avvicinarsi un uomo alto e anziano che stringeva al petto un mazzo di rose gialle come fosse una piccola creatura. Io ammiravo queste splendide rose, sono molto belle. Ah, certo, sono bellissime. Non è vero? Sayane si era avvicinato alla bassa staccionata e guardava Clisea con uno sguardo lievemente divertito. Eh sì, io le avevo viste solo virtualmente. Ecclesia era imbarazzata, sapeva che su Oganon quelli di Vadroe erano visti come intrusi. C'era tanta diffidenza, perché ogni incontro poteva essere sospetto e riconducibile ad un piano da parte del governo centrale di Vadroe di carpire informazioni su dissidenti e ribelli. Questa è un nuovo innesto. Ah, può essere che sia premiata per la qualità del colore e naturalmente per il suo profumo. Sayane aveva tolto dal mazzo che teneva sul petto una rosa gialla che ammirava con compiacimento e aveva parlato con naturalezza, quasi a se stesso, senza notare che Ecclesia lo stava guardando, cercando di nascondere il disagio. Sayane continuò: penso che quando sboccia una rosa è come quando si ascolta una bella canzone e non si sa cantare. Fa male al cuore. Ma almeno hai avuto la fortuna di ascoltarla. Così. Quando essa sfiorisce, non ti rimane più nulla, solo il ricordo dell'odore che ha profuso nell'aria, come le note che chiudono una melodia. Il vecchio aveva parlato e la sua calda voce accarezzava le rose e le loro tenere foglie si muovevano al venticello che arrivava dal mare. Acclisea era affascinata dall'imponente figura dell'uomo che, nonostante i suoi anni, era eretto senza il minimo accenno di mollezza nelle membra. Le parole erano entrate dentro a toccare quella parte di lei che avrebbe desiderato conoscere di più, ma che non le era permesso fare. Come continuando a dare forma ai suoi pensieri, disse: "A me piace cantare." L'uomo lentamente distose gli occhi dalle rose e considerò la giovane donna che in un sospiro aveva pronunciato quella semplice frase. E quando si canta si perde la paura di essere mortali, è un attimo di eternità che ti abbraccia. Così si espresse Sayani guardando dritto negli occhi di Acclisea, che ora, inebriata dal profumo delle rose, si sentiva a suo agio. L'uomo continuò con un tono di voce più squillante. Se le piace la musica, dovrebbe assistere allo spettacolo che si terrà questa sera per i festeggiamenti in onore delle rappresentanze galattiche su Oganon.
È un momento di alta musicalità. L'uomo guardò la donna e sorrise. Beh, certo, per una giovane e appena alleata ci sono altre belle possibilità da vivere ad Oganon. Le donne di Vadre amano farsi accompagnare dal loro alleato sulla spiaggia detta per questo spiaggia del sogno. Forse perché dopo sembra essere stato vissuto nei sogni. Acclesia si staccò bruscamente dalla staccionata e disse meccanicamente: I sogni sono fatti per i bambini, a loro è permesso questo gioco, agli altri non è consentito avventurarsi in questi antichi passatempi. Acclesia aveva parlato con una voce che non riconosceva come sua, sapeva che tutto le era uscito con prontezza, perché frutto di lunghi condizionamenti e che doveva diffidare di chi non conosceva. Subito avvertì una stonatura nel suo modo di parlare. Dopo aver assaporato la dolcezza dei colori, il profumo del mare che la stuzzicava sempre più ad andare alla spiaggia, si sentì sciocca e fuori posto e pensò a Yurin che forse la stava cercando e disse: Mi scuso per averle fatto perdere tempo, è stato bello vedere le rose, grazie. Ora devo andare, o il mio alleato penserà che voglio vedere Oganon da sola. Sayani sfilò una lunga rosa e la porse ad Acclesea. Oganon non ha pericoli, ma chi gira senza guida deve cercare di avere sempre le spalle rivolte contro il sole. La luce negli occhi potrebbe far credere di vedere cose che non esistono. L'uomo la fissò a lungo, dando ad Acclesia l'impressione di voler imprimere nella mente il suo volto per non dimenticarlo. La giovane donna sorrise e rispose: Grazie, me ne ricorderò. Riprese la strada da cui era arrivata e, un po' preoccupata, pensò di trovare Yurin sveglio ad aspettarla con ansia. Affrettò il passo, ma decise che per farsi perdonare la sua piccola fuga doveva assolutamente indossare una tunica alla moda di Oganon. Per questo si addentrò in una stradina in cerca di tuniche da comprare. Yurin non aveva aspettato il ritorno in camera di Acclesea. Quando si accorse che era uscita, si alzò dal letto, discese nel grande salone dell'albergo e si guardò intorno. Acclesea non era da nessuna parte, nemmeno sulla grande terrazza, a prendere quei penetranti raggi di luce prima del tramonto. Pensò di sedere in una posizione che, se lei fosse arrivata da fuori, l'avrebbe sicuramente visto. Sapeva che Acclesea amava andare in giro per piccoli acquisti, e quindi decise di non preoccuparsi, ma più cercava di stare tranquillo, più sentiva di non esserlo. Erano visitatori su Oganon, con un permesso speciale di 40 giorni, e per il tempo in cui ci sarebbero stati non dovevano creare problemi a nessuno e soprattutto loro stessi. Il controllo al quale dovevano sottostare era un passaggio obbligato per poter vivere quell'esperienza su Oganon. Del resto era ben poca cosa in confronto a ciò che i loro occhi avevano visto e alle tante meraviglie che ancora desideravano vedere. Yurin cambiò nervosamente le posizioni alle sue gambe e guardò in giro notando la bellezza di quel posto. Decise di uscire dall'albergo. In mezzo a tanta gente cercava Clisea. I suoi corti capelli biondi, la snella figura l'avrebbero distinta tra tutte. Era così piacevole il suo modo di camminare che sarebbe stato all'infinito ad osservarla. Il pensiero andò al modo in cui Acclesea prendeva la vita, così sempre pronta a mettersi in gioco, a volte incurante dei pericoli o semplicemente delle illusioni alle quali andava incontro per il suo modo spontaneo di darsi agli altri. Avrebbe dovuto insegnarle ad essere meno vulnerabile e più pronta a ribattere le inevitabili avversità. Respirò profondamente e si rammaricò di non avere accanto a sé la sua alleata. Sarebbero andati verso il mare, stravolgendo i loro programmi. In fondo non era bello cambiare idea e lasciarsi andare all'imprevisto. Ecco che anche lui si faceva prendere da quella sottile voglia di trasgredire. Era sicuramente l'effetto che faceva l'aria di Oganon. L'abbaiare di un cane marrone lo distolse e Yurin decise di seguire l'animale che sembrava mostrargli la strada verso chissà quale meta.
Era un cane di media taglia con una buffa coda rivolta all'insù. Ora si era avvicinato a Yurin e stava adattando la sua andatura a quella dell'uomo. Ehi, cane, cane marrone, mi stai forse facendo capire che vuoi mangiare? Beh, se è così, capiti male. Ho anch'io fame, ma per un po' non se ne parla di masticare. Però possiamo fare un pezzo di strada insieme. Forse tutte e due troveremo ciò che cerchiamo. Io, Acclisea, e tu qualcosa da rosicchiare. Yurin accarezzò il cane che scodinzolava per quell'imprevista razione di coccole. All'improvviso, l'uomo fu scaraventato a terra, investito da una forza enorme, rotolò e andò a sbattere contro un basso muretto, ritrovandosi a gambe aperte con il cane marrone che abbaiava furiosamente vicino al suo orecchio all'indirizzo di qualcosa o qualcuno che Yurin non vedeva. La luce lo abbagliava e non riuscì a distinguere da dove proveniva quella voce d'uomo. Mi scuso, io non ho visto che era fermo con il cane. Yurin percepì una mano che si tendeva e l'afferrò rialzandosi, con la sensazione di un lieve dolore alla schiena. Davanti a sé un giovanotto alto, molto alto, con la pelle olivastra e gli zigomi pronunciati, lo guardava con un'aria preoccupata. Ma Yurin intuì che non era la sua rovinosa caduta la fonte di quella preoccupazione. Il giovane investitore respirava affannosamente e si guardava intorno come per cercare, o meglio, non farsi trovare da qualcuno. «È tutto a posto?» domandò in modo sbrigativo, ma tuttavia premuroso. «Beh, sì, credo di sì», rispose Yurin. «Ah, mi scusi, io non volevo, sa, ho molta fretta». Il giovanotto ora guardava il cane che per tutto quel tempo non si era mosso dal luogo della scena. Beh, sono contento di non essermi fatto niente, però sarebbe meglio non avere fretta. Potrebbe danneggiare qualcun altro. Non so, magari un altro passante. Sì, certo, ha ragione, starò più attento, rispose frettoloso. Yurin capì che il giovane voleva chiudere al più presto l'incidente e riprendere la strada interrotta, ma non si spiegava perché più lo guardava, più sentiva che l'incontro non era stato del tutto casuale e cercava di prendere tempo aspettando la mossa dell'altro che avrebbe forse chiarito di più la faccenda. Il giovane disse: io abito qui vicino, perché non viene a prendere qualcosa da bere? Giusto per lo spavento. Aveva parlato in modo precipitoso, ma con fermezza, come se fosse più importante per lui che per l'investito calmare l'affanno bevendo. Yurin valutò velocemente la situazione. Ah, non aveva nulla da fare. Acclisea sicuramente era intenta a comprare chissà quali accessori inutili su Badre, quindi tanto valeva occupare il tempo bevendo qualcosa. Beh, dopo tutto questo movimento, la sete non manca. Possiamo bere qualcosa insieme, rispose Yurin. Il giovane sorrise nervosamente e replicò: bene, possiamo attraversare la strada e dietro l'angolo si trova casa mia, o meglio, il mio buco. Yurin seguì l'uomo che si presentò. Il suo nome era Gorad e nonostante avesse affermato che casa sua si trovava a 2 passi, Yurin ebbe la sensazione di camminare ben di più prima di fermarsi davanti ad una piccola porta verde. La prima considerazione di Yurin fu che quel passaggio era davvero troppo basso per essere l'ingresso quotidiano di un uomo alto come Gorad. Ma quando il portoncino si aprì, Yuri non vide altro che uno stretto passaggio che più si percorreva e più si andava a restringere, e il buio impediva di vedere cosa vi fosse al fondo. Poi, improvvisamente, una forte luce lo abbagliò e Yuri capì di essere arrivato da qualcuno che lo stava attendendo. Cercò di abituarsi alla luce così forte, ma non riusciva a tenere gli occhi aperti. Stava per rivolgersi a Gorad, anche se non riusciva a vederlo, quando una voce di uomo e non di Gorad gli disse: benvenuto, Yurin Drostrald. Ti aspettavamo. Siedi, non temere, sei tra amici. 6 anni aveva appena finito di fare il suo giro nel giardino e, come sempre, a malincuore, rientrava in casa per consumare un frugale pasto. Amava stare all'aria aperta il più possibile,
Tra le sue rose si sentiva bene e riusciva ad allontanare le fatiche di un giorno dedicato a preparare le difese costruite con varie argomentazioni, per poi cercare di convincere i commissari di sorveglianza sull'innocenza dell'assistito. Molte volte aveva creduto che gli sforzi fatti per difendere i sovversivi non sarebbero bastati per aiutare il movimento. Chi la pensava diversamente dal sistema centrale, alla fine, era giustiziato come elemento pericoloso per la società. Per 6 anni il vero pericolo era rappresentato dalla convinzione della gente di pensare che nulla potesse essere cambiato, accettando così passivamente tutto ciò che non funzionava nel sistema sociale. Però le persone che avevano il coraggio di esporsi erano in aumento e la cosa sicuramente avrebbe dovuto preoccupare il governo. La limitazione stessa di non poter esprimere le proprie idee era una miccia accesa che avrebbe fatto esplodere quanto prima qualcosa che gli stolti governanti non consideravano con la dovuta gravità. Nell'ultima inchiesta di fronte a quei 2 uomini accusati di atti sovversivi, Saiani aveva avvertito un senso di impotenza. Anche se poi assolti, ancora altri ne sarebbero arrivati ed egli non riusciva a vedere uno sbocco definitivo ad un problema troppo importante. Forse la vecchiaia lo rendeva pessimista. Era forse arrivato il momento di lasciare ogni cosa e dimenticare di voler vedere Oganon libero e ogni essere umano padrone delle proprie scelte? L'uomo si lasciò cadere sulla poltrona verde e sorseggiò dal bicchiere una tisana. Fissava il piccolo vortice delle foglioline nell'acqua e a poco a poco si sentì più rilassato. Sentì bussare alla porta sul retro della casa. Si alzò quasi indispettito, ma il malumore passò quando davanti a sé vide Rayomi. Era molto buio, ma egli scorse la luce che brillava negli occhi della donna che lo salutò. Illuminato Saiani, scusa l'ora e la visita senza preavviso. Beh, questo ingresso secondario non è degno di te. Quanto l'ora è sempre bello riceverti. Entra, Rayomi. La giovane donna entrò e con la grazia che la contraddistingueva si accomodò sui grandi cuscini e con un lieve movimento delle mani si scoprì il capo dal velo. I 2 si guardarono negli occhi e poi li chiusero. Il silenzio era totale. Il profondo raccoglimento serviva alle persone con un cammino interiore avanzato per instaurare un clima di positività e dava ad entrambi la calma necessaria per iniziare a parlare. Rayomi aprì lentamente gli occhi. E la prima cosa che vide fu l'enorme mazzo di rose gialle alle spalle di Saiani. Mischiuse le morbide labbra e congiunse le mani. Saiani la osservava e capì perché il pubblico andava in delirio nel vederla ballare. Anche nella più assoluta immobilità, Rayomi sprigionava un'aura di mistero che ti avvolgeva e faceva vibrare quella parte inconscia di chi la stava a guardare. Quando Rayomi parlò, la sua voce calda e armoniosa non riusciva a nascondere una certa agitazione che dava al suo esile corpo una vibrazione involontaria. «Sono venuta da te perché è molto che non parliamo. Nella danza io trovo il mio modo di comunicare, ma la musica, il gesto, non mi bastano più. Ho bisogno di parlare con chi mi può aiutare a capire i miei pensieri». Rayomi si alzò e voltandogli le spalle guardò dall'ampia finestra e domandò: «Che cosa pensi di me? Intendo dire, che cosa credi che io sia?» Si girò e guardò direttamente il vecchio che dopo un profondo respiro parlò. «Tu non puoi sentire le solite cose che conosci sul tuo conto. Tutti ti apprezzano e la stima che tu godi per il tuo lavoro e la tua bravura ti fanno speciale agli occhi di chi ti conosce. E nonostante questo, tutto questo che sai,
o che non vuoi riconoscere, tu hai bisogno di capire chi sei veramente, puntualizzò Sayana. Rayomi rispose: Non pensi, illuminato Sayani, che il nostro modo di sentire può modificare ciò che è intorno a noi? Possiamo condizionare anche chi amiamo, rendendolo schiavo dei nostri sentimenti? Qual è il modo più dolce e libero di amare un'altra persona? Dentro il mio cuore molte onde si agitano, sembrano appartenere ad un unico amore, ad un unico, ecco sì, qualcosa di infinito, ad un unico mare. Ogni volta che un pensiero d'amore mi prende, è come un'onda che si infrange nella mia mente e mi disorienta. Trovo mille appigli per non soccombere, ma inutilmente sono trascinata a fondo nel buio del mio cuore. Sayani la guardava così immobile davanti a lui, protesa verso qualcosa che sembrava attirarla a sé. Era un'immagine bellissima. La donna aveva sulle guance la radiosità che proveniva dalla limpidezza della sua anima e i suoi occhi verdi ricordavano un prato d'estate. Sayani disse: La tua arte ti aiuta molto ad esprimere ciò che hai nel cuore, ma senti che vi sono altre possibilità per avere le risposte che cerchi. Rayomi abbandonò le mani affusolate lungo i fianchi e guardò Sayani come se fosse la prima volta che lo vedeva. Il vecchio continuò: Non devi avere paura dei tuoi pensieri, ma se le parole che non hai mai detto verranno sulle tue labbra, lasciale scorcare per il tuo bene e per chi ti starà accanto. Esse sono la natura stessa del tuo pensiero che ha bisogno di esprimersi. Se tu imparerai ad accoglierlo, non avrai nulla da temere. Ecco, proprio questo, Rayomi, l'accoglienza. Essa è l'inizio per generare il bene, quel bene verso cui tutti siamo protesi. La donna era tornata lentamente a sedersi sui morbidi cuscini ed era molto più rilassata. Si sentiva bene e la voce di Sayani la cullava dolcemente. Alzò lo sguardo ed ora pareva che i suoi occhi avessero cambiato colore. Sayani la osservava e scorgeva tutto ciò che poteva vedere con la vista. La spiritualità di quella donna era meravigliosa. Conosceva Rayomi da quando bambina giocava nel suo giardino. La madre di Rayomi lo aveva amato, ma sapeva che lui era restio ad allearsi e senza mai farglielo pesare lo aveva lasciato libero, ma non volle rinunciare ad avere un figlio per riversare il suo affetto su una creatura da amare e proteggere. La scelta dell'inseminazione di un suo ovulo con un seme di un donatore compatibile e la successiva gestazione dell'embrione per mezzo delle apparecchiature presso il laboratorio di genetica di Oganon era stata la prassi consueta per la riproduzione umana. Il desiderio di avere un figlio era stato così forte nella madre di Rayomi che prese in carico quella nuova vita e la considerò sempre un dono meraviglioso. Prima di morire chiese a Sayani di vegliare sulla figlia ed egli promise che le sarebbe stato accanto nel momento del bisogno. Ora sembrava arrivato il tempo di onorare la sua promessa. Sayane non aveva mai depositato in gioventù il suo seme per le riproduzioni selezionate e controllate, ma si ritrovò a desiderare, come per assurda ipotesi, che una parte di sé potesse essere in quella creatura così bella e radiosa. La notte avanzava con quel suo modo di calare silenzioso su ogni cosa. Solo gli animi che cercano risposte non trovano la pace, e se Rayomi avesse potuto avrebbe urlato le parole che le scaturivano dal cuore, ma sapeva che Sayani non amava certe ostentate manifestazioni, così cercò di mantenere la calma e continuò a voce bassissima, ma ferma. Sono in cerca di qualcosa che possa dare sollievo a tutto questo mio desiderio di vita. Non posso tergiversare, è inutile scappare di fronte a queste mie responsabilità. Sayani fece un cenno con il capo per incitarla a continuare.
In tutti questi anni ho desiderato molte cose, ma soprattutto ho cercato di capire se poi quando le avevo ne ero felice, se ero pienamente appagata. Non credo di aver capito ancora che cosa è bene per me e che cosa io debba fare, ma la volontà mi spinge a cercare, cercare senza tregua qualcosa che possa darmi la pienezza che cerco. Sayani replicò. Non devi confondere quello che provi in questo momento per sconforto o peggio per una sconfitta. Tu sai che ognuno di noi ricerca solo le cose a cui è destinato. Non puoi tendere verso qualcosa che non è ancora pronto per te. Ryomi lo guardò e prima di riprendere a parlare si lisciò la tunica che ricadeva sulle gambe affusolate. Illuminato Sayani, non voglio che la mia vita sia come una rosa. Seppur bella e preziosa, essa vale per il tempo che le hai dato di profumare. Voglio credere che io stessa possa diventare la vera espressione di una volontà che mi appartiene, ma che è in armonia con il tutto. Sayani congiunse le mani e con voce ferma disse: Rayomi, puoi scoprirlo solo vivendo e cercando di non allontanarti mai dal tuo centro energetico. Il bene e il male si uniranno alle tue illusioni, i tuoi desideri, ma la tua essenza sarà riposta nell'unico luogo dove nulla potrà offuscarla. Tu stessa sarai l'urna preziosa che conserverà la tua verità. L'uomo si alzò dalla poltrona. Che strano, non si sentiva più così stanco e privo di energia. Si avvicinò alla giovane e posando le mani sulle sue spalle le disse: Ricorda, una rosa meravigliosa e profumata non servirebbe a nulla se non ci fosse chi è grato di aspirarne il suo profumo. Acclisea si guardava allo specchio ed era soddisfatta dell'acquisto. La tunica le avvolgeva il corpo alto e slanciato, ricadendo in morbide pieghe. Com'era seducente vestita alla moda di Oganon. Le donne di Vadroe non badavano agli abiti, che erano prevalentemente tute e inoltre non avrebbero avuto occasioni per sfoggiare altri indumenti più femminili. La vita su Vadroe era scandita dal lavoro e da regole alle quali tutti dovevano attenersi e uomini e donne erano destinati per portare avanti una programmazione di definizione scientifica che lasciava poco spazio alle fantasie e alle futilità. Acclisea si rimirò ancora una volta e poi l'occhio le cadde sulla rosa gialla abbandonata sulla sedia in mezzo alle altre cose buttate di fretta. Lo splendido bocciolo appoggiato sullo scollo della tunica metteva in risalto la sua pallida carnagione e ingentiliva ulteriormente l'insieme. Yurin sarebbe stato stupito di quella trasformazione e forse l'avrebbe presa un po' in giro. Era il suo modo di fare apprezzamenti e lei ogni volta lo fraintendeva, accendendo una buffa rissa che finiva nel congiungerli. Già, Yurin, ma che fine aveva fatto? Sicuramente, svegliandosi e non trovandolo, aveva deciso di fare un giro dopo tutto, anche lei aveva desiderato un po' di autonomia. Adesso era notte e le stelle erano così luminose e vicine che sembrava facile toccarle. Acclisea desiderò intensamente di poter conservare a lungo la dolcezza di ciò che stava provando. Yurin non riconosceva quella voce, ma qualcosa gli suggeriva che non poteva far altro che ubbidire. Si sedette e restò in attesa che quella luce non lo abbagliasse più. Come per risposta alla sua aspettativa, la luce progressivamente incominciò a diminuire e Yurin vide una sedia dallo schienale molto alto, ma vuota, e la cosa gli diede fastidio. Con voce secca domandò: Le sorprese non mi sono mai piaciute, specie se fatte da sconosciuti. La voce alle sue spalle non tardò a replicare: Hai ragione, Yurin Rosdral. Ma non c'era altro modo di metterci in contatto con te. Adesso Yurin sfumava sull'ironia. Se tu chiami contatto questo modo di accalappiare tranquilli turisti su Oganon, allora ha ragione chi dice che siete ancora indietro di milioni anni luce. Il silenzio tornò immediato e per un periodo imprecisato nessun rumore fece capire a Yurin di essere in compagnia.
Poi qualcosa si mosse e qualcuno si presentò davanti a lui. Finalmente, vedo che con tanta gentilezza mi fa conoscere le usanze in fatto d'ospitalità su Oganon. Yurin aveva parlato tutto d'un fiato e fissava l'uomo che gli stava dinanzi. Non era molto alto, aveva spalle possenti e il capo era sostenuto con fierezza. Gli occhi nerissimi erano fissi su Yurin. I due continuarono a guardarsi e la cosa strana fu che Yurin sentiva dileguarsi il nervosismo e quel senso di rabbiosa impazienza. Decise di non parlare. La sua curiosità sarebbe stata premiata in ogni caso. L'uomo, sempre fissando Yurin, parlò e la sua voce era perfettamente in sintonia con il suo aspetto, possente, diretta e libera da qualsiasi indecisione. Abbiamo saputo che saresti arrivato su Oganon all'ultimo momento e le modalità per incontrarti hanno subito delle modifiche. Non era nostra intenzione accostarci a te in questo modo. Yurin intuì che chiunque fosse ad aver organizzato quell'incontro non doveva intrattenere buoni rapporti con il sistema centrale, che vantava una precisa rete informativa. Dedusse pertanto che si trovava davanti a dei sovversivi. La conferma non tardò ad arrivare. Sì, apparteniamo allo Iore, non devi temere, abbiamo bisogno del tuo aiuto. La prima cognizione che Yurin trovò nella sua mente su questa sigla fu irradiamento organizzato, risorse energetiche, e che la repressione del governo di Vadore su questo movimento era spietata. Yurin non capiva che cosa poteva significare la sua presenza in quel luogo, dove adesso incominciava a distinguere altre persone oltre al suo interlocutore. Erano una ventina tra uomini e donne e formavano un gruppo compatto che dava più l'impressione di presenziare, per essere testimoni, che di difendere o aggredire qualcuno. Questa volta Yuren decise di parlare per primo e rivolgendosi all'uomo domandò: Io provengo da Vadore, ma questo già lo sapete. Ma forse non vi è chiaro che non appartengo a nessun movimento, né sovversivo né simpatizzante. Siete certi di questo? Lo sappiamo, Yurin. Ma ciò che vogliamo da te deve ancora avvenire nella tua coscienza. Questo è solo l'inizio, il nostro primo contatto. Acrisea, dopo aver mangiato frutta e bevuto un infuso d'erbe, cercò di spiegarsi il ritardo di Yurin. Era già molto tardi e nessun tipo d'avviso era giunto in albergo. Se qualcosa di serio gli fosse successo, si sarebbe saputo. E poi che cosa poteva essergli accaduto? I turisti, soprattutto provenienti da Vadola, erano considerati preziosi e non si erano mai verificate situazioni spiacevoli. Forse anche Yurin aveva pensato a qualche sorpresa per lei e tra poco sarebbe arrivato e avrebbero passato il resto della serata impegnati in qualcosa di imprevedibile. Si coricò sul grande letto rivolto verso l'immensa vetrata. Com'erano luminose quelle stelle e come pulsavano vita! L'atmosfera di Oganon era stato il primo grande impatto con un mondo che non conosceva. Il costante alternarsi del giorno con la notte era meraviglioso. Quella luce che mutava più volte nella giornata e che di notte pareva darti il tempo per riprendersi dal suo bagliore, faceva riaffiorare ogni interna vibrazione. Erano state emozioni uniche. Oh, come spiegare ciò che sentiva? Si girò su un fianco e pensò all'incontro con quel vecchio. Le cose erano andate così velocemente e non poteva pensare di aver trovato qualcosa di bello come le rose. Sì, le rose erano state il pretesto per chiacchierare con l'uomo, ma in realtà Clisea avvertì che anche senza la curiosità per le rose, quella figura alta e severa, ma con un'innata predisposizione a comunicare, le sarebbe apparsa alla fine sul suo cammino. Le scappò un sorriso divertito al pensiero che stava quasi paragonando quell'uomo ad una specie di mago di antica memoria, protagonista di leggende di un'era scomparsa che non interessavano nemmeno più ai fanciulli. Eppure
Eppure era dolce pensare di aver incontrato un mago. Cosa le aveva detto? Ah sì, quando si canta si perde la paura di essere mortali. Ripensandoci era proprio questo che provava quando cantava. Le aveva parlato di uno splendido spettacolo, ma quale? Dove? Non lo ricordava. Intanto, con gli occhi chiusi, Aclisea continuava ad intravedere il pulsare delle stelle e lentamente si addormentò. Il sogno non fu subito chiaro. Tutto era circondato dalla bianca atmosfera di Vadrue. Le cose intorno ad Aclisea avevano un aspetto di trasparenza immateriale e solo il rumore lontano di qualcosa che non riusciva a decifrare la distoglieva dall'intento di camminare verso un punto lontano, voltandosi a guardare con ansia. All'improvviso tutto si allontanava, anche il più piccolo punto di riferimento, e Aclisea si sentì trascinare da una forza che le comprimeva il petto, ma che la indirizzava velocemente verso un'altura. Era uno spettacolo di grande bellezza, quello che si scorgeva, ma non sapeva dire dove fosse. Meravigliosi uccelli volavano e colmavano lo spazio tra lei sull'altura e la spiaggia, laggiù in lontananza. Una voce la chiamava e la invitava a volare come quegli uccelli, ma lei sapeva che non avrebbe potuto. E si struggeva tra il desiderio di seguire gli uccelli e il cercare ciò che le mancava. Oh no, non poteva andare con quei meravigliosi esseri volanti, ma avrebbe ugualmente cercato quello di cui aveva bisogno. Si girò e si ritrovò al punto da cui era partita, ed ora in mezzo ad un folto bosco era avvicinata ad altri animali che lentamente, come in una danza, avanzavano attorno a lei, che li osservava affascinata senza provare la minima paura. Anzi, il suo corpo roteando su se stesso imprimeva ritmo e grazia alla giostra. Gli occhi degli animali avevano uno sguardo buono e rassicurante, e continuando a girare Aclisea incominciava a confondere tra loro quegli occhi, ma fra tutti ecco apparire uno sguardo che lei aveva già visto, occhi verdi, profondi, inquieti e misteriosi. Intanto quella specie di danza continuava e lei avrebbe voluto smettere perché sapeva che era attesa in un luogo ma non ricordava dove fosse. Stanca e piena di aspettativa, Aclisea si svegliò e nell'oscurità sentì il caldo abbraccio di Yurin che le diede nuovamente il contatto con la realtà. «Oh, Yurin, da quanto tempo sei qui?» Yurin, prima di rispondere, la baciò come se fosse da tanto che non la vedeva e rispose con voce dura, in deciso contrasto con il bacio appassionato di poco prima. «È da molto meno tempo di quanto io ti abbia atteso. Oh, scusami, Yurin, ma ho fatto qualche piccolo acquisto e non mi sono accorto che era tardi. Ho anche chiacchierato con un tizio e ho perso il tempo. Che cosa hai fatto?» domandò Yurin in tono oltremodo aggressivo. «Mi sono fermata a parlare con un uomo e...» Aclisea si sentì prendere per le spalle da Yurin, che facendolo girare su se stessa la guardò fisso negli occhi e le domandò con un tono che mai lei gli aveva sentito. «Chi era quest'uomo? Qual è il suo nome? Cosa ti ha detto?» Aclisea era profondamente turbata. Possibile che il suo alleato fosse così geloso? Non aveva mai dato segni di questo difetto comportamentale. «Yurin, ma mi fai male, non stringermi in questo modo!» Come una doccia fredda, il tono di Aclisea servì all'istante a far lasciare la presa Yurin, ma il suo sguardo era ancora inquieto e deciso ad avere risposte. «Ho imboccato una stradina e al fondo c'era una casa con un giardino traboccante di rose e l'uomo era il padrone di quel giardino. Non conosco il suo nome, non ci siamo scambiati che qualche battuta sulle rose e poi nel salutarci lui me ne ha donata una.» Lo sguardo di Aclisea si posò sulla sedia in mezzo alla tunica dove spiccava la rosa gialla. «Ho comprato una tunica alla moda di Oganon e questa rosa ci sta benissimo, tutto qui.» Aclisea sembrava una bimba rimproverata e Yurin si accorse di quanto il suo comportamento fosse stato esagerato e immotivato agli occhi di lei. Dentro di sé imprecò l'indirizzo dello Iore. Aclisea ora lo fissava con quella sua dolce e incredula espressione e lui si sentì sconfitto e privo di forze. La donna se ne rese conto e si buttò d'istinto tra le sue braccia.
Yurin l'accolse e sentirla avvolta nel suo caldo abbraccio gli diede nuovamente vigore. Come dirle, tutta l'angoscia, l'ansia, le riflessioni fatte in così breve tempo e soprattutto che dopo quelle poche ore forse sarebbe cambiato parecchio di quello che avevano progettato. Una cosa era certa, adesso non poteva dire assolutamente nulla, doveva solo proteggerla ancora di più e cercare di farla dimenticare il suo brusco intervento. Tesoro, che cosa vorresti fare? La notte è ancora lunga. Aclisea, senza allontanarsi dal suo avvolgente abbraccio, rispose: Beh, forse, beh, mi piacerebbe andare ad assistere ad uno spettacolo, pare una bella cosa. Yurin rispose con uno splendido sorriso: D'accordo, va bene per lo spettacolo. Preparati. Aclisea non domandò perché fosse così arrendevole. A lui non interessavano molto gli spettacoli di espressione artistica o comunque di intrattenimento. E non disse che quello spettacolo le era stato raccomandato da quel vecchio delle rose. Il caldo nella piccola camera era davvero opprimente e tutti gli artisti si lamentavano per il cattivo funzionamento del sistema di refrigerazione. Le voci erano concitate e c'era il solito trambusto che caratterizzava l'inizio di uno spettacolo. Sembrava che niente fosse pronto e che nessuno sapesse cosa fare, ma come sempre, un attimo prima di iniziare, le cose andavano a posto e tutto si svolgeva nel migliore dei modi. Ryomi era intenta a pettinare i lunghi capelli neri senza guardarsi allo specchio. Ricordava quando da bambina la madre le accarezzava i capelli e le narrava storie di animali fantastici e la dolcezza della sua voce quando le cantava canzoni. Un colpo alla porta la fece sussultare. Avanti, è aperto! La voce tonante di Gorad la salutò e la donna sentì il cuore colmo di gioia, come sempre avveniva quando i due giovani si incontravano. Gorad, è una sorpresa meravigliosa! Il giovane la strinse e con gli occhi che sprezzavano allegria ribatté. Beh, allora incomincio a pensare che tu ancora non mi conosci, se ti stupisci di vedermi prima che tu esca ad affrontare quella gente là fuori. Fece segno in direzione dell'area adibita alla rappresentazione e soggiunse. Ci sono non meno di 1.000 persone pronte a mangiarti con gli occhi. Oh, Gorad, ti prego, non mi agitare, non voglio sapere quante persone ci sono. L'importante è che ci sia tu. Ryomi, senza lasciare le mani di Gorad, lo condusse a sedere vicino a lei e continuò. Io non speravo di vederti, voglio dire, io credevo che tu, Gorad, finì per lei, che fossi impedito, diciamo così, da cause di forza maggiore, ovvero fossi in camera di conversione per il reato, come dicono loro, di sovversione alla stabilità sociopolitica di Hoganan. Ryomi adesso era in piedi. E con il suo esile corpo si mise davanti a Gorad come per ripararlo da indiscrete e invisibili presenze. Senza abbassare lo sguardo, Gorad la fissava in attesa che Ryomi dicesse le solite cose: che era imprudente, che sarebbe andato incontro a guai seri, che lui e i suoi amici non avrebbero cambiato le cose. Invece Ryomi lo guardava con tutta la dolcezza di cui era capace ed era immensa. Quella donna lo incantava e doveva ammettere che l'iniziale amicizia avvenuta nei corsi culturali frequentati da ragazzi si era trasformata in qualcosa di più. Certo, Ryomi non conosceva ciò che provava per lei e forse lui non glielo avrebbe mai detto. Erano tempi difficili. Si doveva combattere per rimuovere tutto ciò che ormai non si poteva più tollerare. Sorrise e replicò alla donna: Beh, questa volta non mi hanno voluto e grazie a Sayani. Questa sera posso godermi lo spettacolo della tua bellezza. La accarezzò sui lunghi capelli e Ryomi si ritrasse di scatto in modo civettuolo. Sayani, lo sapevo che c'era di mezzo lui. Se non fosse per la sua bravura e per la stima che la commissione gli riconosce, a quest'ora il tuo cervello sarebbe stato azzerato da un pezzo. Gorad pareva non ascoltare le parole preoccupate di Ryomi e giocava con i boccettini di vetro messi sul tavolo per il trucco. Ryomi, quando vieni sulla spiaggia con me? Ryomi atteggiò il volto ad un'espressione meravigliata. Prese fiato e disse: Gorad Finch, come ti permetti di farmi una tale proposta? Oh, perché ti scandalizzi se non sai nemmeno che cosa potremmo fare su quella spiaggia?
Naomi si aggiustò la tunica cangiante e increspò il labbro superiore. Le cose che tu proponi sono sempre senza il minimo buon senso. Appunto, replicò Gorath, quello che vorrei fare con te è proprio una cosa dove il buon senso non c'entra. Naomi mise le mani sui fianchi e aveva tutta l'aria di voler scaraventarsi contro Gorath con una piccola furia. Attenta, la fermò l'uomo. Rischi di perdere il tuo autocontrollo e tra poco dovrai essere perfettamente in forma. A più tardi, oh mia divina, possano i tuoi piedi volare come non mai. Uscì camminando all'indietro, sempre guardando con aria canzonatoria la bella Naomi. Chiuse la porta sugli occhi verdi che mandavano lampi infuocati, proprio mentre l'addetto chiamava gli artisti in palcoscenico. Lo spazio riservato al pubblico era a semicerchio ed era immenso. Piccole poltrone blu erano allineate in modo da avere da ogni punto di vista un'ottima veduta. Ogni posto era dotato di impianto d'amplificazione in cuffia e di un monitor che inviava le immagini ravvicinate di ciò che si svolgeva sul palco. I posti si stavano riempendo. Atlisea e Yurin erano riusciti a trovare una sistemazione nelle ultime file, ma avrebbero visto benissimo ogni cosa. Appena seduto, Yurin si guardò attorno cercando di mascherare un imbarazzo sempre più crescente. All'improvviso sussultò. In fondo, verso l'estrema fila di destra, stava per sedersi l'investitore fagiullo, come l'aveva soprannominato Yurin. Il ragazzo alto e corvino non poteva non essere notato, specie dalla vista infallibile di Yurin. Cosa ci faceva un tipo di quel genere ad uno spettacolo di danza? Boh, Yurin continuò la sua ispezione visiva per cercare gli altri componenti dello Iore. Certo, era improbabile che tutta quella banda di sovversivi amasse la stessa forma di spettacolo. Perciò Yurin pensò che fosse una semplice coincidenza e cercò di guardare da un'altra parte, ignorando Gorath. Atlisea al suo fianco parlava senza tregua, eccitata dal luogo che sprigionava, stava dicendo qualcosa di sensazionale a livello energetico. «Ma mi stai ascoltando, Yurin?» Atlisea lo riportò alla realtà e lui rispose con franchezza. «Sì, ma guardavo un po' in giro.» La sua alleata rise. «Credo proprio che per quanto tu possa guardare non troverai mai uno che conosci. Ecco il bello, fra le altre cose, di essere venuti su Oganon.» Per fortuna le luci di sala si stavano abbassando e Atlisea era troppo intenta a notare ogni minima cosa che avveniva in quel luogo per accorgersi di come era già cambiata più volte in poco tempo l'espressione del suo alleato. Ora tutto era avvolto nel buio e dopo un po' di silenzio una musica lieve si diffuse creando un'atmosfera irreale. Luci che andavano dal rosa all'arancione illuminarono la grande piattaforma che si stava aprendo davanti agli spettatori, mentre una voce calda e vibrante declamava: «E ti vedo danzare tra luci e ombre di spazi eterni. Dolce il sorriso, affannoso il respiro. E ti vedo danzare nel gesto che la passione antica schiude. Accendi il sogno, inebri i sensi. E ti vedo danzare vicina, lontana, presente, inquietante, avvolgente, inafferrabile. E ti vedo danzare assorta nel tempio di dee alate con abiti di note. E ti vedo danzare come tu sai fare, nel modo, nel tempo che ti è concesso avere per dare, o musa, l'illusione di questa vita che non si ferma, ma scorre e vola via.» Poi di nuovo il buio totale. Dopo alcuni istanti, una luce che proveniva dal centro del palcoscenico rischiarò un punto in cui una figura di donna vestita con una tunica a oro si muoveva lentamente e senza musica. Il suo corpo bastava a far immaginare quello che voleva rappresentare, il volo di un uccello.
Le lunghe braccia si muovevano fluttuando nell'aria, mentre il busto si allungava sinuosamente in tutte le direzioni. Le note di un antichissimo strumento a fiato iniziarono a rivestire il silenzio e a sottolineare il rumore del vento, che poco a poco prendeva il sopravvento sulla musica. Lentamente la luce cambiò nei toni dell'azzurro e altre figure si unirono alla danzatrice in oro. Aclisea guardava affascinata e tutto il resto attorno a lei parve scomparire. Le danzatrici ora assumevano atteggiamenti di animali che si avvicinavano attirati dalla grazia della donna uccello che girava attorno a se stessa. Aclisea trattenne il respiro, aveva la sensazione di non essere più presente e di non aver più la consapevolezza della realtà. Capì di aver già vissuto tutto ciò che stava vedendo. Era come continuare il sogno che aveva fatto poche ore prima. Com'era possibile aver sognato ciò che adesso, in uno spettacolo, stava vedendo? Non ricordava più il nome scientifico di questo fenomeno, ma si poteva davvero parlare di un fenomeno? Com'era brutta questa espressione in quel momento, di fronte a tanta bellezza? Lo stupore di Aclisea aumentava nel constatare che anche i suoni, la musica, erano quelli uditi nel sogno che si era interrotto. Desiderava vedere come la danza sarebbe finita e nello stesso tempo aveva timore per qualcosa che l'avrebbe impedito. Accese il monitor che le avrebbe permesso di vedere meglio ogni particolare. Non si stupì quando riconobbe gli occhi verdi che aveva già visto in sogno e che a un certo punto, ma sì, ma certo, appartenevano alla danzatrice che si era esibita in piazza. Era lei quella creatura misteriosa che l'aveva affascinata. Si girò per dirlo al suo alleato, ma si accorse che Yurin era preso da qualcosa che non riguardava lo spettacolo e il suo sguardo era vigile a scrutare la sala. Oh, la donna avrebbe voluto domandargli che cosa stesse guardando, ma il desiderio di continuare a seguire ciò che avveniva sul palcoscenico era troppo forte e la donna si ripromise di parlare con Yuri nell'intervallo. Gorad lanciava solo rapide occhiate alla danzatrice. La sua attenzione era rivolta alle prime file dove erano seduti i rappresentanti delle galassie e notava il minimo movimento di ognuno di loro. Egli avrebbe mantenuto il suo posto, anche se avrebbe preferito l'azione, però era già stato troppo esposto per avere un altro tipo di incarico, così decise che seppur minimo il suo compito doveva essere svolto bene. Era giunto il momento di fare le cose in modo tale che tutti fossero convinti che nessuno più voleva temporeggiare e che l'azione prendeva il posto al lungo periodo di stasi che era stato necessario per l'organizzazione dello Iore. La posta in gioco era alta. La libertà dal governo di Vadore assumiva sempre più un obiettivo indispensabile per chi credeva che anche a costo di dover sacrificare degli innocenti, i popoli dovessero trovare la loro autonomia e con essa il recupero di molti valori dell'uomo. Era tempo per Oganon di diventare libero, per questo sarebbe valso combattere. Lo spettacolo procedeva con grande partecipazione di pubblico che seguiva la sua beniamina. Rayomi era splendida. Nessuno poteva immaginare che la serata avrebbe avuto un fuori programma. Nonostante la musica e le luci che cambiavano in continuazione colore e intensità, Yuri non era stato capace di distogliere il pensiero da ciò che aveva vissuto poche ore prima. Chi avrebbe mai immaginato che proprio lui sarebbe toccata un'esperienza simile? Non poteva credere che fosse solo perché, come gli avevano detto, lui era un affermato divulgatore informativo su Vadroe. Caspita, doveva esserci stata davvero una cospirazione ai suoi danni, se nei giorni di vacanza per la sua alleanza con Aclisea si era trovato in una circostanza a dir poco spiacevole. Certo, se lui avesse avuto un'autorizzazione dal governo di fare un servizio speciale sul movimento sovversivo, la cosa avrebbe cambiato aspetto. Essere stato contattato dallo Iore per diventare, come speravano quelli, un elemento a sostegno della loro causa era davvero compromettente. Nessuno avrebbe mai creduto che tutto era stato deciso senza il suo consenso.
Yurin rabbrividì al solo ricordo di alcune espressioni sentite in quel covo e fu grato che il controllo non entrasse anche a sondare i pensieri. Almeno per il momento non era ancora così, ma sarebbe arrivato un tempo in cui tutti sarebbero stati schiavi anche nel pensiero di chi voleva annullare totalmente ogni forma di personalità. Era già successo per la procreazione. Tutto era stato avvalorato dalla scienza che nello sperimentare nuove possibilità di riproduzione umana era arrivata ad essere succube della ragion di Stato, che ne aveva fatto una forza a suo favore per creare individui utili per l'attuazione di un progetto di pianificazione demografica. Al diavolo, pensò Yurin. Il timore che qualcuno avrebbe potuto scoprirlo lo faceva sentire per la prima volta in vita sua in preda al panico. Soprattutto perché quelli avevano chiaramente spiegato che non lo obbligavano ad aiutarli, ma che lui avrebbe dovuto pensare ad Aclisea. Sarebbe stato spiacevole se fosse accaduto qualcosa alla sua alleata. Bastardi e pazzi, ecco cosa erano. Ma lui avrebbe trovato una via d'uscita. Certo, non poteva farsi rovinare la vita proprio adesso che ne iniziava una nuova e promettente con la donna che amava. Toccò con il gomito il braccio di Aclisea appoggiato sul bracciolo della poltroncina. Il lieve contatto con lei che si girò e sorrise gli diede di nuovo la forza di pensare che avrebbe trovato una soluzione per non essere coinvolto più di quanto lo fosse già e si sforzò di seguire lo spettacolo. L'intensità della musica rilevava lo splendido gioco dei corpi che pareva librassero in volo per poi ricadere a terra con la grazia di meravigliosi esseri alati. Un canto risuonò come un nostalgico richiamo per quelle creature che si sciolsero da un abbraccio che le comprendeva tutte e incominciarono a piroettare e allontanandosi dalla creatura tutta d'oro, lasciarono il palco. Sola, in mezzo ad un concentrico di luci che andavano sfumando di intensità, Rayomi avanzava a piccoli passi con lo sguardo lontano, mentre le sue braccia si muovevano sempre più lentamente fino a cessare il gesto nelle ultime note del canto. Fu in quel momento che qualcuno urlò: «Oga non libero! È la vita che lo vuole!» Mentre i riflettori si spegnevano su una rappresentazione artisticamente perfetta, le luci di sala si accendevano sul pubblico, che si interrogava su ciò che aveva appena udito e che scrutava attorno per individuare il colpevole. Yurin guardò verso il posto in cui sapeva essere seduto Gorod e, non vedendo l'imponente figura, lo cercò con lo sguardo, augurandosi che non fosse stato così insensato da andare vicino ai rappresentanti del governo galattico. Non era nemmeno lì. Probabilmente era già lontano e l'inconveniente si sarebbe chiuso ignorando l'accaduto. Ora il pubblico non sapeva come reagire, perché applaudire come di consuetudine al termine di uno spettacolo poteva anche essere frainteso per un'approvazione al grido di libertà appena lanciato. Nel pesante silenzio Rayomi pose fine al generale imbarazzo. Distese le morbide braccia e, come se volesse accarezzare tutti gli spettatori, incominciò a girare su se stessa. Prima lentamente e poi accelerando sempre di più, sempre di più, sempre di più, sprigionando un'energia dal suo corpo che era difficile non avvertire dalle prime file di persone che guardavano rapiti la figura di donna che risplendeva di luce dorata. In breve tempo il pubblico ne fu contagiato e gli occhi di tutti i presenti seguirono quei giri vorticosi che sembrava non dovessero finire mai. La musica non seguì questa improvvisazione di Rayomi e nel silenzio irreale di mille persone completamente rapite dal frenetico movimento si udiva il fruscio della tunica che fendeva l'aria. Il limite di resistenza era stato ampiamente superato, ma Rayomi continuava a girare senza dare segni di cedimento e quando tutti si sentirono completamente coinvolti e quasi rigenerati dall'ondata di spasmodica energia, solo allora, con un sussulto ed una massima estensione del busto, le braccia della danzatrice si strinsero sulle sue spalle e Rayomi cadde in ginocchio, mantenendo il capo eretto. Ogni persona, anche nelle ultime file della sala, vide per un attimo il verde di quegli occhi straordinari. Poi le luci si spensero. Il frastuono degli applausi riportò alla realtà
e nell'ovazione generale nessuno si accorse che un gruppo di uomini era riuscito a prendere in ostaggio un rappresentante delle galassie e facendosene scudo indietreggiava verso l'uscita. Erano ancora in molti che, presi dall'entusiasmo della superba interpretazione di Rayomi, non si erano resi conto di ciò che stava succedendo. Per questo tutto sembrava normale. Ma quando le guardie preposte alla difesa degli uomini politici tentarono una reazione, tutta la situazione prese un risvolto drammatico. Le armi incominciarono la loro offensiva e molti tra i presenti si accasciarono colpiti dalla traiettoria del laser paralizzante. Le urla di chi assisteva impotente alla scena echeggiarono per tutta la sala, creando sbigottimento e infine il panico. Nella fuga e nell'inseguimento molte persone furono travolte e qualcuno del comando si impadronì dell'impianto luci per creare nuova confusione e le manovrava in modo da ottenere un'alternanza di luce accecante e buio totale. Yurin era in piedi e senza attendere altro afferrò per la mano Clisea e incominciarono a correre verso le uscite. Era impossibile muoversi in mezzo alle tante persone che come loro cercavano di evitare il peggio. Yurin proteggeva la sua alleata con tutta l'aggressività possibile, ma non era facile superare la barriera di corpi che si riversavano verso l'uscita di sicurezza. E forse conveniva buttarsi a terra, sotto le poltrone e aspettare. Così Yurin spinse Clisea a terra e si mise poco distante da lei, mentre tutto attorno si era trasformato in guerriglia. Dalla sua posizione Yuri intravedeva la scena ed era sconvolgente constatare che in pochi minuti si era passati da una normale serata trascorsa a teatro ad un'allucinante azione criminale. Criminali, erano solo criminali, chiunque e per qualsiasi ragione avesse ideato questo piano doveva essere giustiziato senza pietà. Doveva assolutamente mettere in salvo Clisea e la cosa non era facile. Aveva paura che qualcuno del comando, riconoscendolo, avrebbe cercato di prenderla in ostaggio. Questo gli era stato intimato in quella maledetta conversazione se Yuri non avesse collaborato con lo Iore. Erano vicini al palcoscenico e Yuri aveva calcolato che sarebbe bastato un balzo per salirvi e mettersi in salvo, forse dalla parte delle quinte e poi verso altre uscite, quelle degli artisti. Non c'era tempo per spiegarlo da Clisea. Tra poco sarebbero arrivati i gruppi speciali dell'ordine pubblico con i gas paralizzanti. L'uomo prese la decisione e urlò alla donna: «Devi saltare sul palco e correre a cercare un'uscita verso le quinte!» A Clisea aveva compreso benissimo, ma con lo sguardo interrogò Yuri, che rispose: «No, no, io non verrò! È troppo pericoloso in due! Vai! Vai tu, presto! Non c'è tempo! Corri!» A Clisea disse un no che non le uscì dalla bocca, ma lo sguardo di Yurin imponeva ubbidienza. Si alzò e con una breve corsa si ritrovò presso il bordo del palco e saltò con l'urlo alle spalle di Yurin che le diceva: «Ci ritroveremo!» Clisea imboccò le quinte senza fermarsi, corse lungo lo stretto corridoio. Stranamente non c'era la confusione che pensava di trovare. Possibile che nessuno avesse pensato a quella via di fuga? Il corridoio sembrava non portasse da nessuna parte, ma nella testa lei aveva solo il suono delle parole di Yurin. «Ci ritroveremo!» Adesso non era in grado di pensare e di dubitare, doveva uscire da lì e respirare. Correndo all'impazzata si era ritrovata al punto di partenza, sentiva le urla provenire dalla sala e intravedeva i fiumi dei gas. Doveva scappare, trovare la via giusta o i gas paralizzanti sarebbero arrivati fino lì. Girò su se stessa e sempre correndo andò verso destra, dove trovò una scala che portava sotto il livello del pavimento. Inciampò negli scalini e cadde. Si rialzò senza dar retta al dolore terribile alla caviglia e riprese la sua corsa disperata. Era entrata in uno spazio immenso, grande quanto la sala sovrastante. Vi era gettata una quantità incredibile di materiale di vario tipo che ostacolava il procedere spedito di Clisea. La cosa impressionante era l'assenza di persone che come lei poteva darsi alla fuga o perlomeno essere lì per servizio. Nessuno a cui chiedere aiuto. Nessuno. Clisea si fermò per capire cosa avrebbe dovuto fare. All'improvviso sentì dei rumori. Qualcuno dietro di lei, ancora lontano, correva e parlava concitatamente. Clisea captò che poteva trattarsi di sovversivi che cercavano scampo. Guardando davanti a sé, vide parecchie porte. Erano i camerini degli artisti. Intanto un rumore cresceva. Quegli uomini si avvicinavano e lei doveva mettersi al riparo.
Andò verso la prima porta, ma la trovò chiusa e terrorizzata si scagliò su quella vicina, che trovò per fortuna aperta. Il luogo era buio, ma istintivamente Clisea sentì che c'era qualcuno. Ormai molti uomini correvano e urlavano, inseguiti da altri che sparavano. La donna riusciva a vedere le luci rosse proiettate dalle pistole laser e dubitò di essere al sicuro. In quella stanza non riusciva a scorgere nulla. Pensò di uscire e cercare prima che fosse troppo tardi. Un'altra possibilità, una fuga, di nuovo, via da quel labirinto. Stava per riaprire la porta quando una voce di donna la fermò. Resta, fuori è troppo pericoloso, qui sarai al sicuro. Aclisea si girò e vide la debole luce di una torcia, gli occhi che poco prima dal palcoscenico avevano lanciato al pubblico un invito, quasi a voler dare il segnale d'inizio di quella rivolta. Yurin aveva aspettato di vedere scomparire nel retroscena Clisea e poi, camminando carponi, si diresse verso la parte alta della sala da dove iniziava la prima galleria. Lì avrebbe trovato l'uscita di sicurezza dei piani superiori e notò che la gente non si accalcava da quella parte e perciò poteva ben sperare che sarebbe stato più agevole cercare la fuga da quella zona. Passava sopra corpi inermi, accasciati dai raggi immobilizzanti, vedeva gli sguardi atterriti, ancora increduli, che cercavano una spiegazione, un aiuto. Ma Yurin non poteva aiutare, non restava che tentare di salvare se stesso. Il gruppo di sovversivi era compatto intorno all'ostaggio politico e stava procedendo senza fretta verso un'uscita. Quegli uomini e donne mascherati per proteggersi dai gas sapevano esattamente cosa fare e sembrava che non temessero l'arrivo imminente del servizio d'ordine. Yurin calcolò quanto gli rimaneva da percorrere per raggiungere le porte e fece un balzo per abbreviare il percorso. Si trovò davanti alla porta che si aprì sulla notte e gli arrivarono le grida concitate dalla strada che si mischiavano a quelle terrorizzate da dentro il teatro. Fuori si sentì perso, aveva creduto che tutto sarebbe stato più facile. Invece, tra la folla in preda al panico, il servizio d'ordine che puntava luci accecanti e che impartiva secchi comandi nel caos generale, Yuri non sapeva più dove andare. La gente gli si buttava addosso e molti, avendolo visto uscire dal teatro, lo bersagliavano di domande sulla situazione all'interno del teatro. Tentò di parlare, ma le richieste erano sempre più incalzanti e non gli davano tempo di rispondere che già altre domande gli erano urlate. Era assediato e pressato al punto che non poteva più muoversi. L'aria era molto calda, le luci erano accecanti per scorgere in ogni più recondito angolo e incominciarono a farlo sudare, gli occhi si chiudevano per il fastidio, per poi riaprirsi sempre più con difficoltà. Improvvisamente qualcosa di molto forte che avrebbe sollevato un macigno lo afferrò per le braccia e lo mise di traverso su una schiena possente. Yuri non riusciva a vedere in faccia il suo soccorritore che si stava liberando dalla ressa e che si dirigeva verso un luogo ben preciso. Yurin si lasciò andare e sperò che l'incubo stesse per finire con quell'aiuto inatteso. L'uomo alto e muscoloso non parlava, il respiro non era nemmeno affannoso, non dava segni di affaticamento nonostante avesse su di sé il peso di Yurin. Svoltò l'angolo e percorse alcuni metri, questa volta correndo. E arrivò vicino ad una macchina, lasciò cadere sul sedile Yuri e si mise al posto di guida. Quando Yuri si voltò, vide un profilo conosciuto e disse: "È destino che tu mi debba scontrare!" Il giovane uomo partì a gran velocità e rispose: "No, amico, è solo questione di organizzazione." Toccandosi con l'indice, la tempia aggiunse: "Gorad sa usare il cervello." Il rumore dei passi fuori del camerino si avvicinava sempre più. Perciò, senza perdere tempo, Rayomi spinse con decisione a Clisea dentro di un armadio a muro pieno di abiti da scena e le raccomandò di stare in silenzio. Poi, anticipando il capopattuglia che stava per bussare, aprì la porta e si trovò a dire con molta naturalezza: "Avete bisogno? Posso essere utile?" La guardia lo fissò. Ma anche lui era rimasto colpito da quello sguardo che lo avvolgeva e lo rassicurava, e anche se non aveva mai assistito ad uno spettacolo della famosa danzatrice, capì di averla davanti. "Stiamo sorvegliando la zona. Di sopra è successo un fatto molto grave. I responsabili potrebbero essere nascosti ovunque." Ayomi replicò serena:
Ho sentito molto rumore poco fa, forse qualcuno che tentava la fuga. Io sono rimasta qui nel mio camerino e non ho visto nessuno. Se volete controllare. L'uomo buttò lo sguardo oltre le spalle di Rayomi e in mezzo alle tante rose di tutti i colori ne vide altro. Non vide nulla che potesse far pensare a qualcosa di sospetto. Grazie, va bene così. Ma dovrebbe andarsene da qui. Fuori ci sono molti blocchi di sorveglianza e se lei darà le sue generalità potrà tornare a casa tranquilla. Rayomi sorrise e disse: Oh, certo, mi cambio d'abito e seguirò il suo consiglio. Richiuse la porta alle spalle dell'uomo e aspettò di sentire i suoi passi allontanarsi e poi aprì le ante dell'armadio. La prima cosa che vide e che non aveva notato prima fu la splendida rosa gialla che Clisea aveva puntato sulla sciarpa intorno al collo. Sorrise dolcemente e prendendole le mani le sussurrò: Adesso dobbiamo andare da chi ci aiuterà ad uscire da questa brutta faccenda. Acclisea istintivamente si sentì tranquilla e fiduciosa e ascoltò il piano di quella donna che la voleva aiutare. Io le sono riconoscente. Non scappo da cosa che non ho commesso, ma di sopra è successo il finimondo e Yuri, il mio alleato, mi ha detto che da questa parte avrei potuto salvarmi. Ignoro ciò che può aver fatto da allora. Io sono di Vadroe. Acclisea aveva parlato senza prendere fiato. Ed ora era come priva di forze. Rayomi gli offrì da bere e disse con un tono di voce tranquillo, ma deciso: È importante restare calme e pensare che tutto andrà per il meglio. Dove sei alloggiata? Acclisea le diede l'indirizzo e Rayomi la rassicurò spiegandole che non era distante e che sarebbero potute andare a piedi. Ma che Acclisea avrebbe dovuto cambiarsi e sembrare anche lei una danzatrice, per questo le fece indossare una tunica simile a quella che Acclisea aveva acquistato. Però non volle abbandonare la sua rosa gialla che infilò nella scollatura. Rayomi la osservò e disse: Benissimo, potresti essere una splendida danzatrice. E ora andiamo, seguimi e tutto andrà bene. Camminarono lungo il corridoio mentre continuavano ad arrivare le urla e i secchi ordini del salone soprastante. Acclisea osservava la figura di quella donna che la precedeva e pensava a come aveva desiderato indossare una tunica alla moda di Oganon, proprio dopo aver visto la danzatrice esibirsi in quella piccola piazza. Ora anche lei aveva indosso una tunica, e non per vanità, ma perché rappresentava un salvacondotto. All'uscita c'era molta gente, ma nessuno prestò attenzione alle due donne, anche perché era passato del tempo da quando era successo il fatto e già tante altre persone avevano avuto modo di parlare e di essere interrogate sui fatti. Le due donne non parlavano, ma bastava un cenno del capo di Rayomi perché Acclisea capisse che si doveva svoltare o continuare, allungare il passo o rallentarlo. In quei momenti Acclisea non voleva compromettere la donna che la stava aiutando e soprattutto cercava di non pensare a Yurim, convincendosi che tutto sarebbe andato bene. In prossimità dell'albergo, Rayomi si girò e guardando negli occhi Acclisea le domandò: Siamo quasi arrivate, vuoi che resti con te per vedere se anche il tuo alleato è fuori pericolo? Acclisea fece il primo sorriso. Sì, grazie, rispose semplicemente. Le due donne entrarono e incominciarono ad attendere. Anche Saiani, come molti suoi concittadini, aveva appreso dell'azione dei sovversivi presso il teatro e il suo pensiero andò subito a Rayomi. Quella sera si era sentito molto stanco e fino all'ultimo aveva sperato di poter andare ad assistere allo spettacolo, ma un dolore persistente alla schiena lo aveva fatto desistere. L'informazione parlava di morti, feriti e la cattura da parte dello Iori di un ostaggio importante. Così, dunque, si era arrivati alle azioni. A tutte quelle cose che già avevano fatto soffrire centinaia, migliaia di persone in tutte le varie epoche della vita dell'uomo e che spesso non avevano portato a nulla se non a molta sofferenza. Non importava ora ricordare le battaglie, le guerre vinte e perse in nome di tanti ideali. Tutto sembrava avere una logica per il solo fatto che l'uomo continuava a considerarsi artefice della storia e in nome di tale presunzione aveva intrapreso l'ennesima avventura per
per immortalarsi sull'altare del martirio. Del resto, l'esperienza ancora una volta non era servita per evitare il peggio, e se anche lui poteva comprendere lo spirito che animava i sovversivi e il loro desiderio di voler cambiare le regole imposte, non ne approvava i mezzi. I giovani che desideravano rimuovere l'ordine costituito erano pronti a battersi per i loro ideali e a pagare qualunque prezzo per raggiungere la libertà a lungo vagheggiata e senza la quale la vita di ciascuno perdeva ogni valore. Lui era vecchio, molto vecchio, ma i giovani che avrebbero dovuto combattere per i loro ideali erano convinti che la vita valesse proprio perché si poteva impegnare come si credeva meglio, mentre lui, che di vita sapeva di averne poca, pensava che valeva la pena di vivere per capire, alla fine di essa, che ci si doveva impegnare per viverla così, semplicemente, come ci era stata donata. E su questa riflessione Saiani si sentì raggelare. In fondo questi sovversivi puntavano la loro rivolta proprio su questo fatto. La vita doveva ritornare ad essere autentica espressione umana, voluta e nata per amore. In tutti i processi contro i sovversivi, egli era chiamato come difensore d'ufficio, non aveva avuto difficoltà a trovare elementi che giustificavano questa tesi. Nessuno gli aveva mai domandato, in realtà, se al di fuori della difesa lui era stato veramente convinto di quanto affermava in tribunale. Ora avrebbe voluto rispondere che non concepiva la violenza per affermare idee che potevano anche essere giuste, ma sapeva che sulla risposta pesava la fatica degli anni e che se fosse stato più giovane forse avrebbe sostenuto il movimento con l'aiuto, sì, del suo pensiero, ma anche dell'azione. Si alzò di scatto come per cancellare quei pensieri pericolosi anche tra le sue mura, dimenticandosi perfino il mal di schiena, e andò in giardino dove avrebbe trovato un po' di pace tra le sue rose. Era appena sceso da pochi scalini che lo separavano dal giardino quando sentì bisbigliare il suo nome, e poco dopo si ritrovò davanti due donne, e una di queste gli disse: «Illuminato Saiani, abbiamo bisogno del tuo aiuto». Il vecchio, con un cenno della testa, le invitò ad entrare, e solo alla luce riconobbe insieme a Rayomi la donna bionda alla quale aveva donato un boccio.